Micro disclaimer un attimo al volo, giusto per dire quello che so delle live, perché lo so, me l'avete scritto un po' dappertutto. Non lo so. Adesso la connessione va. Alle 9 fa schifo, alle 11 riprende ad andare benissimo. È incredibile, non ci credo nemmeno io, non ci crederete nemmeno voi, ma è così. Ogni volta che faccio i test va bene, considerate uno speed test da, che ne so, 60 e 80, download, upload, durante il giorno, esattamente alle 9, 9:10, 9:20, diventa 5:40. Finisce, arriva alle 11, quindi quando avrei finito la live, 60, 80. Vi giuro, potete chiedere a chiunque. È così. C'ho pure le foto. È incredibile. Sì, non ci credo manco io. Funziona, più o meno. Funziona, perché sono stato 40 minuti ad avviare sto simpaticissimo giochino. E non andavano i settings video. E me lo faceva parti storto. Lo riavviavo. Abbiamo Ok. evidentemente sottovalutato la loro capacità di Va corruzione. bene. Ricordi le rampe che hai costruito con noi al pozzo? Non servono solo a salire. Chiedi agli alleati di Ok. costruirti un ponte per attraversare quel fosso. Va, sì, però stavo a dire che l'ho provato a via 56 volte e no, non andava. No, 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 scusa, voglio le scale da qui. E non andava. Me lo faceva parti storto. E lo rimettevo. E ripartiva storto. Poi è partito. E non andava la visuale. Quindi è stata una situazione molto divertente quella per questo giochino. Però mo è andato. Dovuto, fare una speranza della miseria per farlo partire. Però guardate adesso come si menano sti cosi. I golemmini, si vede tutta la visuale, si vede tutte le scritte. Forse la musica è un po' alta, la abbasserei un po'. Che dici? Dove stavo? Il principale, mettiamo a 5. Ecco qua. Anzi no, 10 perché sono gentile. Intanto questi si sfrecciano, vedi come si divertono. Ah, finalmente potete vedere quello che sta scritto da tutte le parti. E no, non ci abbiamo da immaginarci le cose che vengono dette. Però se voi menaste magari sarebbe molto più divertente questo giochino. Ecco qua, guarda come croccano. Bravi, bravi. Ah, mo smetterò di lamentarmi ovviamente del fatto che tutte queste cose nel vero Minecraft non ci stanno. Non è vero, non lo farò mai perché è veramente una cosa indecente. Oh, guarda, questi sputano! Perché non me li sblocca come personaggini? Cioè, come nel libretto? Perché me li dovrebbe sbloccare. E basta, spawna mostri, però. Mamma mia, sembri. Non lo so che sembri. Qua sta la lava, stoppia fuoco. Niente. Sono in fiamme. Intanto i miei golemmini menano. Ma so tre. Ah no, so solo due cose da distruggere. Menate? Oh! Menate! Ma non ho capito. Guarda sti cosi che stanno fermi a non fa nulla. Però va bene, questa è una parte del gioco. Anche loro si devono riposare. Almeno non sta tutto a lampeggiare come la prima volta. O a vedersi male come le tre volte in cui l'ho avviato. Però lasciamo stare sti dettagli. Non è una compagnia grossa che fa sto gioco. È una compagnia piccolina, no? Sono due ragazzotti. Non so, milionari che lo fanno. Molto bene, resta ancora un avamposto. Resta ancora un avamposto. Venite, porca miseria. Mamma mia. Pizzeria. Andiamo all'altro avamposto. Corriamo, magari. Su. Così andiamo a vedere se si sbloccano altri golem. Se si sbloccano altre cose in sto gioco. Che spero proprio di sì, perché se mi fai un gioco dove io devo andare avanti sempre con sta banda di. Lasciamo sta, non è carina come cosa, però dai, sono molto fiducioso.
Poi almeno c'ha pure la storiella, no? Che devi... Oh, un punto interrogativo. Possiamo andare al punto interrogativo? Andremo al punto interrogativo. Ah, qua sto nel fango. Ho una cassa. Una cassa nel nulla. Corri con sto cavallo, però! Apri la cassa. Oh! Premi della cassa degli alleati. Ha raccolto un alleato da raccogliere. Che significa? Ah, forse c'ho un fantasmino in più. Torri della potenza di sapere laggiù. È questa? Studia. Ma pure qua. Questa potrebbe essere utile contro i piglin, se riuscissi a trovare un modo per renderla mobile. Mobile. Pensa a tenere lontani i piglin e a proteggere gli abitanti. E io continuerò a lavorare su Ok, questa torre. quindi non devo fare niente. Studia. Continua a combattere i piglin intorno. Ok, va bene. Quindi vabbè, me l'ha fatta solo trovare là, giusto per. Ok, va benissimo sapere. Mi Sei resta inutile. notare le loro capacità costruttive. Ah. Quelle torri in verga di Blaze sono piuttosto pericolose. La Ah. loro gittata è impressionante. Sì. Gli alleati ti aiuteranno ad arrivare Devo più rifare le presto alla rampe? Va cattedrale. bene. Tutto ciò che devo fare è suonare la Da melodia qui, giusta. magari se me la fai fino a qua sopra e non alta 40 metri. Però se io mi mettessi un altro generatore di golemini di pietrina, magari potrei rompere casette in maniera più veloce, no? Q. Ecco, con 3-4 golemini in più, quanti ne è? Guarda questi qua come fanno i fatti loro. Mentre i miei golem di pietra si fanno riempiti di mazzate da questi piglins. Peccato che non puoi aiutare a rompere strutture. Sarebbe molto più veloce la cosa. Amici del sole, andiamo? Qualcosa è esploso lì. Ma rompete questa, forza. Forza tutti, tutti quanti la dovete rompere, sta torre. Ma dove mi sbandiero? Proprio il migliore a tirare questa bandiera. Dai. Torri verga di Blaze, qua dovrebbero attaccare queste torri, dovrebbero fare qualcosa, perché a me non mi stanno a fare niente. Ah, sto via fuoco. Ah, sì, tirano una freccia ogni 40 minuti, tipo. Sì? Tirano un'altra, vediamo. Boh. Vabbè. Amici, forza. Venite qua. Menata sta cosa. Sbrigate. Pure voi, tutti. Pure tu! Mamma mia, ma hanno fatto sto cerchio per chiappa la gente, no? Li vai a chiamare e non gli frega niente. Forza! Menate! La freccia me la mangio io. Mi danno pure fuoco. Ma guarda tu. Guarda però che carini come combattono. Dai, sbrigatevi su. Sbracate sta cosa. Così finiamo l'avamposto verga di Blaze. E vediamo che cosa ci riserva il futuro. Anche se dubito sia qualcosa di interessante. Oh, grazie per questo filmatino che è molto inutile. Applica la giusta pressione e anche la torre più alta cadrà. Va bene, grazie per avermi detto questa cosa. Oh, un altro filmatino, scusate, pensavo di poter giocare. Ecco qua, un Oh, il nostro Creepers. curioso Creeper è tornato. Ah, Benvenuto, un amico. amico, uno scheletro. Ma è uno scheletro villager, c'ha il naso. Cosa pensi che faranno? Beh, Lo scopriremo molto mo' presto. pigliano la mazza. Qual è? Non l'ho capito, sinceramente. Vabbè. Proteggendo tutti quegli avamposti, hai raccolto un bel po' di prismarino. Prismarino. Portamelo al pozzo del destino e Pozzo ti del mostrerò destino. come costruire qualcosa che ti sarà molto utile. Le ruote per la campana. L'energia è collegata alle acque che sgorgano dal pozzo del destino. Beh. Puoi viaggiare qui rapidamente ogni Ah. volta che lo desideri. Grazie per avermelo detto. Io stavo già a camminare. Però abbiamo il fast travel. Approfittiamone. Che è una bella cosa. Un'invenzione ottima. È un altro video. Vabbè, Sapere? scusate. Che stai Sapere? facendo là fuori? Che stai facendo? Sto lavorando a un piccolo aiuto aggiuntivo per l'eroe. Sono io l'eroe. Che è un elicottero d'assalto. Oh! Sono dei creaturi. È il golem annacquatore. Ma dove la prende l'acqua? Ragazzi? È inutile.
Sono in condizioni perfette. Perfette. Ti assicuro che non saranno così amichevoli con i piglin. Diccelo un po'. Ok, ok, vai ora. Unisciti ai tuoi nuovi amici. Andiamo. Dai, ragazzi. Che m'ha fatto? Eccoli. No, eccoli. I golem di muschio e i golem di mola sono entusiasti. Aha. Ma avrai bisogno di una risorsa speciale per te. Ok. Ho scritto la melodia per te. Dovrai solo costruire il giusto miglioramento. Va bene, grazie. Sei gentile per aver scritto la melodia per me. Apri il tuo canzoniere e aggiungi il miglioramento. Raccogli ferro alla tua hotbar. Le meravigliose melodie che impari saranno conservate qui. Vai avanti e gira le pagine. Gira le pagine. Scegli la struttura per migliorare il tuo liuto e poter suonare la melodia del ferro. Ok. La costruiranno per te. Benissimo. Ora costruisci il tuo miglioramento. Il mio miglioramento per il ferro. Dove lo costruisco? Qua. Questo spazio è già occupato, amico. Lo devo mettere qua a fianco. Va bene. Levatevi, stanno a costruire. Il ferro per le mie esigenze di costruzione. Ora sarà in grado di raccogliere ferro nel mondo. Nel mondo. Ogni volta che ne avrai bisogno. Sì. Ma c'ho un tasso appresso. Puoi usarlo per costruire ogni tipo di nuova struttura. Aha. Ferro. I piglin stanno tramando qualcosa. Maledetti. I piglin hanno messo gli occhi sull'ultimo villaggio che hai salvato. Ma posso... Di te. Sì. Va bene. Ma mo posso raccogliere pietra rossa, diamante, carbone. Posso raccogliere tutto. Ma ho vinto il gioco. Devo solo trovare del cobblestone. E per cobblestone intendo ferro. E dei piglins da uccidere. Ma che bello. Ora posso fare golem di mole. E porto appresso un lupo. No, non è vero. Un tasso, una volpe e tutta quell'altra roba che portavo appresso prima. Non so perché li porto appresso, però va bene. Li abbiamo trovati, ce li abbiamo, ce li teniamo, dai. Sono animaletti che vengono con noi. Compagnia, compagnia. Andiamo, andiamo. Vediamo dove sta. Ovviamente sta a 76 km perché... Non lo so perché. C'hanno la mappa e decidono di lasciare tutte queste zone vuote in mezzo e di... Che è una palude qua? La palude. Guarda, stanno i funghi colorati. Che fa? Mi fanno saltare più in alto i funghi. Ah, ok. Buono, buono, buono a sapersi. Della pietra rossa. Funghi rimbalzelli. Questa è della redstones. Quindi io posso? Non posso. Devo costruire il miglioramento. Raccogli redstone. Quello era il miglioramento. Ah, spine! Spine oscure! Quello era il miglioramento. Raccogli redstone. Non era il poterlo fare. Interessante. Beh, non l'ho costruito. E non la raccogliamo. Quindi se trovassimo del ferro, magari sarebbe molto divertente. Che cos'è questo? Ah, questo è veleno. Ma perché passo sempre in mezzo alle cose? Mi sa che è morto qualcosa. Oh no, un golem. E il tasso e la volpe. Ops. Colpa mia, colpa mia. Forse non mi dovevo portare presso quegli animaletti innocenti. Nella mia crociata per i piglins. Guarda, sembra una via questa. Abbiamo meno da sto cavallo. Sopra piglia fuoco. Però dove sta stavamposto? Su. Che ci voleva arrivare entro la settimana corrente. Così magari potevo pure caricare il video. Ah, eccolo laggiù. Oh no, hanno delle torri di verga di blades. Ora che hai imparato a usare lo stendardo. Sapevi che ha qualche asso sulla sua asta? Intendo. Può dare perché? Ordini specifici a specifici alleati se ti serve una tecnologia. O anche un solo amico. Per portare a termine il lavoro. Sì, ma... Prova subito. Nella foga della battaglia dovrai essere pronto a tutto. Sì, dimmi come si fa. Allora, control visuale stendardo. Tieni premuto per lanciare le tue creature vicine alla carica. Tieni premuto per inviare le tue creature a concentrarti sull'obiettivo. Premi uno due pulsanti per lanciare una singola creatura. Carica! Così rompono tutti. Ma perché non me l'ha detto tipo all'inizio del gioco? Che si poteva fare sta cosa. Posso costruire un generatore golem di mola. La minaccia dei piglin. Ma guarda com'è più difficile. È più in quale modo ancora non mi è chiaro. Andiamo, golems.
Venite da me voi golem blu, che non so che fate. No, control. Combattete la casa. Ammazza, già hanno fatto. Guarda come ruzzicano. Andiamo alla battaglia. Andiamo tutti. No, che voi fermate. Su, su. Direi. Rompete prima i questi. Carica. Carica. Non carica. Vabbè. Fate quello che vi pare, che vi devo dire. Fate quello che volete. State là. Fate qualcosa. Basta che vi divertite. Dai. A me oramai non frega più. Intanto se vi mando a fare le cose non le fate. Se vi dico di fare una cosa non la fate. Mi stanno a riempire di botte qua. Questi mi stanno a menare come se non ci fosse un domani. Voi non state a rompere niente. Che vi devo dire? Io ci ho provato a essere amico vostro, a dirvi come fare le cose, ma... No, non siete d'accordo voi golems. Però, oh, stavolta mi stanno a menare, eh. Cioè, prima non mi ammazzano manco uno sgorbietto. Mo me li stanno a tirare giù, che è una meraviglia. Che cos'è questo qua giù? Apri la gabbia. Ah, non la posso aprire perché sto a prendere danno, mi sa. Ok, mo la sto aprì suonando la chitarra. Ta-da! Ti prego, non mi dica che sti cani mo si buttano tutti nella lava. Venite con me, cani! Oh no. Vi faccio una rampa. Andate! Cani! No? Vabbè, che buon liberati a fare però, ragazzi, su! Cioè, mi metti dei cani in gabbia che praticamente mi dici se li liberi ti aiutano. Li libero e non fanno niente. Magari questi sono più sensati. E se ne vanno. Ah, oh, e abbaiano. Guarda la rampa che ho messo. Ho messo la rampa, cani. Venite con me. No? Va bene. Continuate a guardare fuori nell'orizzonte. Che vi devo dire? Non vi posso dire niente io oramai, perché quello che dico sbaglio. Quindi menate a questa cosa qui, che non me lo fa fa. Menate a questo. Vi mando, vabbè, non me lo fa fa. Scusate se ho provato a darvi dei comandi, come mi dice il gioco di fa, ma non posso, a quanto pare. Poi mi fa altri golem di sasso per rompere le casette, perché a quanto pare sono i migliori. Gli sblocca due golem che ruzzicano e non servono a niente. Andiamo, forza. Andiamo che ci avete da menare le case. Andate! Ok, sono andati. Sono andati stavolta. Sono andati ma stanno... Ok, sì, stanno a menare. Sembrava stessero là fermi. Forse avrei dovuto distruggere prima questo che spawna tutti i nemici. Però vabbè, oramai questo qua è quasi distrutto. Dai, su. Su, 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 su. Qua sta un golem da solo. Ma perché stai qua sotto da solo? Ma ti sbrighi, forza, sali se scale. Ah, vai a menare sta cosa, dai. O ruzzica davanti ai maialini, sì. Sì, fa quello che vuoi. Rompete, per favore. Questi sono fermi. Dai, andate a quelli. Io ci provo a darvi degli ordinini. Però voi fate quello che vi pare. Questo annaffia intanto. Oh, avete visto che facile? Quando vi mettete e fate quello che dico? Com'è più semplice la cosa? Oh, oh, vedi come si mena? Tu stai fermo? Ok, no. Tu stai sputacchia. Tup, tup, tup. Bene, bene. Vorrei capire il senso di sti cani e... Non voglio capire più niente. Sto contento così, ignorante come una bestia. Non fa niente. Non fa niente, non abbiamo visto un cane. Oddio! Che succede nel mondo dei piglins? Ok.
Il re dei piglin è arrabbiato. Ha detto che devono fare delle cose. Sta arrivando qualcuno. Oh, non ci credo. È lo spettro dei piglin. La classica strega dei cattivi. Ok. Che è questo? Ma c'è della storia vera in questo gioco. È incredibile. Cioè, mo ci sta pure sta cosa devastante, no? Nel beacon. Hanno fatto un beacon. E ci hanno lasciato quel porchetto. Questo sta a portare il coniglio con la catena. Sembra Fortnite. Oddio, sta oscura al sole. Ma che cos'è? Ma che stanno a distruggere l'universo questi? E i creeper tremano. Questi vanno in giro. Oh no. Il nostro eroe deve guidarci oltre l'oscurità. Sam Bio, trovare. Mo perché so viola sti cosi? Devi trovare la fonte di questa magia. Trovala e annientala. No, credo non lo farò. Al massimo se lo farò sarà la prossima volta, se vi va, di trovare la fonte di questa magia, che credo sia quella luce blu laggiù. Quindi se vi interessa lo facciamo la prossima volta. Io vi saluto e vi mando un saluto, perché un saluto è un saluto. Woo!